Ciao a tutti ragazzi, io sono Rector e oggi vi farò vedere tre cose. Praticamente il primo è come avere le informazioni del vostro PC, nel senso guardare che scheda madre avete o scheda video eccetera. E per farlo dovete andare su Start e scrivere DXDIAG. Ecco, vi arriverà questa pagina, e se non vi arriva questa pagina vi arriva una schermata con scritto sì o no, pigiate sì e vi arriva questa schermata. Infatti avete tutte le informazioni del sistema, del display che sarebbe la scheda grafica, e il suono 2 e le cose che sono collegate al vostro PC, input. Ok, se non riuscite a andare da Start, potete andare sempre su Start, cioè se non riuscite a farlo attraverso cerca, pigiate CMD, prompt dei comandi sarebbe, scrivete DXDAG, dovrebbe funzionare uguale, ecco, funziona. Ok, ora lasciamo perdere DXDAG. Il secondo programma che vi vorrei far vedere è CPUID Hardware Monitor. Si chiama CPUID Hardware Monitor. Praticamente questo programma vi permette di guardare il stato dei vostri componenti del PC, per esempio i voltaggi che stanno usando in questo momento, le ventole che stanno collegate alla scheda madre, a quale velocità stanno girando, la scheda... cioè il processore qual è, poi quanto è la sua temperatura, poi quanto sta usando, il voltaggio, il watt del suo pacchetto, temperatura dell'hard disk e la scheda video, temperatura della scheda video. Quindi potete controllare benissimo le vostre cose. E per scaricarlo è semplicissimo, vi metterò il link sotto praticamente la descrizione. Comunque basta scrivere su Google CPUID del monitor, andare sul sito primo e qui al lato c'è scritto setup, quindi scaricatevelo questo e download, fine. Basta pigiare questo, vi scarica e lo salvate e lo installate. Ok, il terzo e l'ultimo programma che vorrei vedere è l'MSI Afterburner. Chi non sa cos'è MSI, MSI è una compagnia che fa le schede video, semplicemente. E fa anche le schede madre, quindi fa tante cose, diciamo. Questo qui praticamente vi aiuta a controllare e gestire la vostra scheda video. Ecco, potete aumentare il voltaggio, il limite della potenza che... della potenza, diciamo, corrente che usa, il suo, come possiamo dire, potenza di velocità del, come cacchio è, velocità del processore, diciamo, core clock, vabbè, il velocità del core della grafica, diciamo, una cosa del genere, memoria della grafica, quanto velocità vuole che, vedete che vada. Il mio praticamente ha una RAM di, cioè due RAM da DDR5, ognuno da 1600 GHz, quindi è questo. Ovviamente il mio ho messo al massimo, va al massimo. Poi questo qui praticamente è della ventola, che praticamente basta che fate, levate l'auto e mettete la ventola, potete aumentarlo. Ma è tutto questo qui, praticamente potete fare anche se hai sbagliato qualcosa, potete risettare e fare anche applica eccetera, potete anche salvare dei profili eccetera. E questo qui per riguardare il vostro stato e controllare la scheda video, perché la scheda video a volte può diventare più caldo e a causa di che diventa più caldo vi si spenge il video eccetera, che è successo anche a me con la scheda video scorso, cioè quello che c'avevo prima. Praticamente si riscaldava troppo e si spendeva tutto e io addio PC per 3-4 giorni ancora di più, non me lo ricordo ora. Comunque il video tutorial diciamo finisce. Ah già, un'ultima cosa, vi devo far vedere come si scarica MSI. Basta scrivere MSI
Afterburner, andare sul sito e scaricare questo qui, non questo, MSI Afterburner. Fine. Installate, cioè prima scaricatelo, salvate in un posto, installate, fine. Poi se non avete capito, ci sono sempre qua, basta che scrivete sotto i commenti. Quindi video tutorial, mini video tutorial, diciamo, dei tre cosini, cosettini per salvaguardare il PC, finisce qua. Ci vediamo al prossimo tutorial, diciamo. Ciao a tutti ragazzi, dal Rector.